Eccolo qua. Ciao. Enrico, da dove chiami? Da Napoli. Ciao, bello. Napoli, oh, che bello, la mia città. Sono grande. Sono andato a Milano, ma la mia città è Napoli. Oh. Come li trovi i fotografi? Dì la tua, cosa ne pensi dei fotografi? Io penso che i fotografi bisogna lasciarli lavorare. Così non rompono le palle. Il creativo si deve esprimere. Non gli puoi dire cosa fare. I peggiori fotografi sono quelli che dicono di essere creativi. Sono i peggiori. Perché? Perché uno che dice di essere creativo non può essere creativo. Perché se c'è qualcosa di cui non puoi essere sicuro è la creatività. Interessante. Io avevo una piccola domanda per te, poi me ne esco. Dimmela. Altrimenti mi linciano. La cosa più importante... Fotografi? No, chi i commentatori. I leoni da tastiera. Ma non avrai mica più paura di quelli lì. No, quelli no, sono i più coglioni del mondo. Figurati. La cosa più importante che hai imparato nella tua esperienza con Benetton? Ma prima di tutto che tu devi capire cosa stai facendo, per chi stai lavorando. Quando i pittori del Rinascimento dipingevano per la Chiesa, dipingevano il simbolismo religioso, non è che facevano altre cose. Quindi devi capire per chi stai lavorando e perché stai lavorando. E non è che lavori solamente perché devi vendere o guadagnare, no. Perché se tu non pensi a questo, ma fai qualcosa di interessante, poi vendere e guadagnare verrà da solo. Cioè, no, ti posso dare un esempio. Caravaggio, che aveva tutti i difetti del mondo, io non credo neanche credesse in Dio, nella Madonna, però riusciva a dipingere le vergini più belle mai dipinte. Magari utilizzando delle prostitute come modelle. Qui lui trascendeva la ragione per cui lavorava. Quindi, quando lavori per qualcuno, prima di tutto devi essere capace di arricchire la persona per cui lavori, quindi arricchendo il tuo committente arricchisci anche l'umanità, chi guarderà il tuo lavoro. Soprattutto se il tuo committente ha la possibilità di promuovere il tuo lavoro come io l'ho avuto con la Benetton. Poi un'altra cosa, sei tu che devi scegliere il tuo cliente. Perché se un cretino viene a farti fare un lavoro, non aver paura che il tuo lavoro sarà un lavoro cretino. Per uno stupido non farai mai un buon lavoro. Quindi la prima cosa, devi scegliere il tuo committente e arricchirlo. E arricchirlo non è solamente una questione di denaro. È una questione di cultura anche. Perché il tuo cliente sicuramente ti fa lavorare perché vuole una comunicazione e vuole comunicare agli altri quello che lui è e vorrebbe essere. Quindi, forse educarlo in qualche modo. Devi educarlo e lui deve educare te. Tu devi insegnare a lui e lui deve insegnare a te. Capito? E io lavoravo con Luciano Benettone, basta, direttamente. Credo di essere a one man show, io faccio... Sono il mio art director, il mio creative director, il mio fotografo, il mio regista, il mio copywriter. È l'unico modo per poter fare un lavoro fatto bene. Con questo non è che non lavori in gruppo, attenzione. Non è che non lavori in gruppo. Non sei un lupo solitario. Per esempio, Nicolas è un grande contributo nel mio lavoro perché lui arriva con tutta la sua cultura, il suo punto di vista, il suo modo di pensare, e così ho tanti altri collaboratori. Capisci? Ma sì. No, non puoi definirti creativo, perché la creatività è una conseguenza di un lavoro che fai, non è la partenza di un lavoro che fai. Se tu parti pensando di essere creativo, vuol dire che stai facendo qualcosa che stai copiando o che hai già fatto. Wow. Va bene, Grazie. Allora grazie. Auguri tu e la tua creatività
non trombarla troppo. La creatività okay, è come una bambola di plastica. Attenzione, ciao. Ciao. Allora, comunque ho beccato un art creative director. Avete visto? Fantastico, napoletano. Ma i napoletani sono creative director di molto di più di altre città, insomma, no? E loro riescono a fare i creativi anche quando, anzi, fin troppo tante volte. I napoletani sono tante volte sono fin troppo creativi. Delle cose fantastiche. Sono però i napoletani sono innanzitutto hanno il suono migliore del mondo, secondo me. Sì, sì, è vero, vero. Già una voce straordinaria. Poi io sono amo creativi, già come ti fregano. Scusa. Sì. Sono favolosi i napoletani. Cioè, sicuramente, mediamente, un milanese e un napoletano, dai, ragazzi.